che cosa sia stata l'esperienza di Montecatini non è facile descrivere e riferire. Gli atleti dell'Andromeda sono tornati con un medagliere molto ricco, 8 medaglie d'oro, 3 medaglie d'argento, 11 di bronzo, 12 di partecipazione. Questa è stata l'esperienza per l'Andromeda Polisportiva, che ha ospitato le 5 mamme con i 5 ragazzi della neonata scuola di basket di Siderno. L'atmosfera è stata molto coinvolgente, è stata un'atmosfera che ha visto anche le mamme commosse nel vedere gli atleti gareggiare, lo spirito che ci mettevano, la grinta, la voglia, la risata, la gioia che hanno messo i nostri ragazzi nel vincere le medaglie. Sono ritornati, credo, molto cariche le mamme, ed io spero che questa carica duri ancora e sostenga tutte le iniziative che abbiamo in mente di portare avanti da oggi in poi. Domenica sera alle ore 21 al Teatro di Gioiosa Ionica, uno spettacolo che vedrà protagonisti, oltre che la scuola di musica gestita da Giancarlo Argirò, vedrà protagonisti anche i nostri ragazzi. Sì, ci saranno ragazzi che si esibiranno al pianoforte, che si esibiranno anche alle percussioni, ci sarà anche la presenza del ventriloquo che allieterà la serata. È uno spettacolo che abbiamo già presentato a Reggio Calabria e che ha riscosso tanto successo. Il Cilea era stracolmo. Speriamo che altrettanto successo avrà lo spettacolo che presenteremo qui. La finalità dello spettacolo è uno spettacolo di beneficenza. I proventi, le offerte che ciascuno di voi vorrà dare serviranno non solo a coprire le spese per la gestione dello spettacolo, ma anche le spese affrontate dalle famiglie per questo viaggio che hanno affrontato a Montecatini. Venite e vedrete i nostri ragazzi che si esibiranno presentando le abilità diverse che pure posseggono e che spesso neanche noi genitori sappiamo che loro posseggono. Vi aspettiamo domenica sera alle ore 21 al Teatro di Gioiosa Ionica,